Siamo qui in Sanevera con Marco e Giacomo che hanno fatto un viaggio dall'Italia alla Mongolia in macchina a scopo caritativo e ci racconteranno le tappe più importanti del loro viaggio e quindi le tappe più importanti della loro mostra fotografica che oggi siamo qui a vedere. Marco, ci racconti le Sì, tappe? allora, noi abbiamo partecipato al Mongol Rally, che è una manifestazione internazionale a scopo benefico, appunto, che consiste nel portare una macchina di piccola cilindrata, come appunto una Fiat Panda, fino in Mongolia e raccogliere fondi per un ente benefico scelto dall'organizzazione. L'ente benefico scelto è il Lotus Children's Center, che è un centro che aiuta i bambini di strada di Ulan Bator e li fino dall'infanzia fino all'avviamento al lavoro. Abbiamo deciso di partecipare perché diciamo che percorrendo più di 16.000 km abbiamo attraversato più di 15 stati e abbiamo scoperto diverse culture e una moltitudine di persone fantastiche. Giacomo, ci dici allora le tappe principali del vostro viaggio e gli stati che avete attraversato? Allora, noi siamo partiti dall'Italia il 15 luglio, siamo saliti fino a Klenova, in Repubblica Ceca, dove c'è stata la partenza ufficiale del Mongol Rally, dove sono arrivati team da tutto il mondo per la partenza ufficiale. Subito dopo la partenza ci siamo divisi dagli altri team, abbiamo attraversato più o meno quasi tutti i paesi dell'est fino ad arrivare in Turchia, dove è iniziato il nostro vero viaggio. Dalla Turchia poi abbiamo deciso di attraversare tutti gli stati possibili e abbiamo iniziato con l'Iran, siamo passati in Uzbekistan, dall'Uzbekistan siamo andati in Tagikistan, dopodiché il Kirghizistan, il Kazakistan, la Russia e finalmente siamo entrati in Mongolia. Arrivati in Mongolia abbiamo donato la nostra macchina in beneficenza che è stata venduta e il ricavato andrà anche quello in beneficenza. Marco, il viaggio è stato lungo e i paesi tanti. È sempre andato tutto liscio o avete avuto problemi, non lo so, con la macchina, con i paesi attraversati, con la situazione politica, sociale? Beh, diciamo che in generale è andato molto bene il viaggio perché non abbiamo avuto grossissimi problemi. Diciamo che la macchina abbiamo rotto gli ammortizzatori a causa delle strade uzbeche e tagiche, e però per fortuna Samarcanda ci hanno riparato gli ammortizzatori in un strano modo, diciamo, li hanno tagliati e li hanno ricaricati. Altri problemi, diciamo, grossi alla macchina? No, mentre per qualche problema abbiamo avuto in dogana, quindi per la burocrazia, perché ovviamente quando in queste dogane incontrano degli occidentali o comunque delle persone che non, insolite, diciamo, chiedono delle tangenti o comunque c'è un uno svenamento. Giro di mazzette. Esatto. Quindi oltre a questo diciamo che è andato più che bene. Marco, tu sei il fotografo di questa mostra. Sì. Ci parli un po' della mostra e magari scegli qualcuna di queste foto da presentarci in particolare? Ok. Allora, questa mostra è composta da 82 scatti che raccontano in ordine cronologico appunto il nostro viaggio e riprendono appunto i momenti salienti e particolari che abbiamo vissuto durante il percorso. Diciamo che tra le più salienti c'è una foto che abbiamo scattato in Iran mentre salivamo sul monte Elbrus, che è finita anche sul Telegraph, che è un giornale inglese, come spot, diciamo, di questa manifestazione. Ed è molto bella si nota perché appunto c'è quel contrasto tra la macchina, quindi questa macchina rossa che spicca sul landscape arido e montano iraniano. Un'altra foto molto che è piaciuta anche, credo naturalmente, sia una foto di un tramonto su un lago Tagico in cui si denota la grandezza e la pulizia del cielo al tramonto e una sagoma di un pescatore. Che appunto abbiamo incontrato su questo lago che ci ha dato da mangiare, ci ha aiutato durante il percorso. Mentre la terza foto è una foto che rappresenta la nostra panda con all'interno un bambino
che è il figlio di una ragazza che abbiamo incontrato a Bukhara e che ci ha aiutato ed ospitato per 2 o 3 giorni. E questo bambino appunto ha preso possesso della nostra macchina, e la particolarità di questo bambino è che aveva gli occhi di 2 colori diverso ed era molto sociale, vispo diciamo, e ci ha intrattenuto per tutto il periodo che siamo stati a Bukhara. Per concludere, da questo viaggio avete ricavato anche un libro, ce ne parli? Sì, allora noi abbiamo scritto questo libro di circa 100 pagine in cui diciamo, abbiamo inserito tutti i dispacci, una sorta di diario di viaggio che noi scrivevamo durante il percorso, abbiamo inserito le immagini più belle, abbiamo inserito dei pensieri che scaturivano una volta usciti da quel paese e anche dei piccoli consigli per chi decide di intraprendere un percorso simile. Tutto questo l'abbiamo fatto perché anche se noi abbiamo finito il nostro viaggio, vogliamo continuare ad aiutare queste persone, quindi facendo beneficenza, e questo ci ha spinto non solo a scrivere questo libro ma anche a creare un'associazione che si chiama Sineterra, che continuerà nel futuro a promuovere anche il viaggio come senso di conoscenza e come stimolo per poi vedere culture diverse dalla nostra, che magari ci sembrano così distanti, poi si scopre che invece sono molto vicino a noi, più di quanto noi pensiamo. La presentazione del libro quando sarà? La presentazione del libro avverrà mercoledì 19 alle 21.30 e sarà presente anche il terzo autore, che oggi non è qui con noi perché è distante da noi. Grazie.